Il futuro non può che essere comune. Chi ci vede in questo istante, se riflette su se stesso, sulla sua vita, sulla vita dei suoi figli, sa che al mondo vivremo assieme una speranza tendenzialmente comune, oppure vivremo senza speranze. L'Islam è partner della nostra speranza. O impariamo a guardare al futuro assieme, oppure niente futuro. الذي يكسر عنكم وعن الكثيرين فياض لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. O guardiamo insieme al futuro o non c'è futuro. Il dialogo con l'Islam, chiave della speranza. Queste le parole di padre Paolo Dall'Oglio, gesuita italiano, scomparso misteriosamente a Raqqa in Siria il 29 luglio di 4 anni fa, esattamente 4 anni fa, nel 2013. E oggi lo vogliamo ricordare con questo spazio del TG3, uno degli spazi che la RAI dedica alla vicenda di padre Dall'Oglio. Lo vogliamo ricordare appunto con il ricordo, ma anche con la speranza. Ne parliamo al presente perché, nonostante le voci sulla sua sorte si siano susseguite, qualcuno ha detto che è morto, qualcuno ha detto che è ancora vivo, noi vogliamo sperare e pensare che padre Dall'Oglio sia ancora vivo, sia ancora lì da qualche parte in questa Siria sconvolta da una sanguinosa guerra civile, che un giorno possa tornare a casa. Proprio questa mattina le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto: in occasione dei 4 anni del rapimento di padre Dall'Oglio in Siria, desidero far giungere la mia vicinanza e la solidarietà ai suoi familiari, così provati da una lunga e dolorosa attesa. Esprimo l'auspicio, prosegue il Capo dello Stato, che il tempo non attenui la volontà di cercare la verità sulla storia del padre gesuita, simbolo del dialogo tra le religioni. E poco prima un tweet del Presidente del Consiglio Gentiloni, che dice: 4 anni dopo, un pensiero a padre Paolo Dall'Oglio scomparso a Raqqa e alla sua famiglia. Continuiamo a lavorare e a sperare, ed è importante l'uso di questi due verbi, sperare ovviamente ma anche lavorare, e questo significa ovviamente che il governo continua, per quanto possibile, con gli strumenti di informazione di cui può disporre, a cercare di avere notizie di padre Dall'Oglio, per sapere quale sia stata la sua sorte, cosa che facciamo per quello che ci è possibile anche noi giornalisti. Lo vedremo, parleremo di padre Dall'Oglio e del suo messaggio con i nostri ospiti, che vi presento subito. Riccardo Cristiano, buongiorno, giornalista, buongiorno. Ex vaticanista della RAI, corrispondente da Gerusalemme, amico di padre Dall'Oglio, su cui ha anche scritto un libro, ne parleremo. Partiamo però, visto che sei giornalista e prima di tutto cronista, da questo dato: è sensato ancora sperare che padre Dall'Oglio un giorno torni a casa? Sì, è una speranza, non è un'illusione. Ci sono ovviamente dei dubbi, ma la speranza si fonda su un ragionamento molto semplice. Padre Paolo Dall'Oglio è stato sequestrato, è stato fatto sparire perché era la voce narrante di una rivoluzione non violenta, una rivoluzione tradita, una rivoluzione abbandonata. Ucciderlo avrebbe significato fare di quella voce un megafono. Grazie. Poi con noi c'è padre Giovanni Lamanna, buongiorno padre. Buongiorno. Che è rettore dell'Istituto Massimo, quindi gesuita, confratello dunque di padre Paolo, che ricorda bene, tra l'altro è stato anche lui allievo dello stesso istituto, e lei lo ha conosciuto quando fu espulso dalla Siria proprio perché si era espresso così fortemente contro il regime di Assad. Parleremo anche di questo, però in una battuta per cominciare: qual è il senso vero oggi per lei, per un sacerdote, per un cristiano, della predicazione che abbiamo ascoltato in quella battuta? Poi ascolteremo più a lungo la voce di padre Dall'Oglio. Qual è il senso vero di questo suo messaggio così coraggioso, tanto che l'ha portato fino a Raqqa, nel cuore di quello che è poi diventato lo Stato Islamico? Paolo ha testimoniato, testimonia tuttora, cosa significa veramente realizzare una missione da gesuita, tutta l'inculturazione, lo stare con le persone e non venir meno nel momento in cui la situazione si complica, si fa difficile, credendo fino alla fine che la pace va costruita con le persone, fino al sacrificio anche di ritornare in luoghi dai quali sei stato cacciato, conoscendo il grande rischio che correva. Conoscendo il rischio, ma se ci credi
credere significa anche rischiare. Il testimoniale Paolo, anche quello per lo rischio Paolo personale. Non lo ha scritto, non lo ha proclamato soltanto, ma ce lo ha testimoniato e ce lo ha testato. Poi c'è con noi il professor Gianmaria Piccinelli, che è dell'Università Vanvitelli della Campania, docente di diritto islamico e anche amico, molto amico di Padre Dall'Oglio, con cui ha condiviso l'inizio, la fondazione del monastero di Marmusa, di San Mosè, all'80 km a nord di Damasco, questo luogo che abbiamo visto in quelle splendide immagini dove Padre Paolo ha iniziato la sua predicazione, la sua missione in Siria. Per cominciare, il suo ricordo personale più intenso di Padre Dall'Oglio. Ma indubbiamente il pensiero va subito proprio a quell'estate dell'84 in cui poi Paolo fu anche ordinato secondo il rito siriaco a Damasco e in cui ci trovammo due giovani romani con lui a togliere le pietre. Chiaramente non abbiamo collaborato alla fondazione del monastero, ma abbiamo prestato le nostre mani ad aprire il varco per poter entrare. La grande esperienza, a parte la bellezza del luogo, l'abbiamo visto nelle immagini, chiaramente allora era totalmente diverso il contesto, ma è stata la sorpresa di vedere cristiani e musulmani arrivare semplicemente un po' curiosi di vedere questa nuova piccolo gruppetto di persone che si stava muovendo a Marmusa, ma di venire anche a pregare. Musulmani e cristiani, era un luogo di incontro e Paolo questo l'aveva capito. Ed è stato un segno profetico. Anche quello... poi dall'inizio della guerra civile i rifugiati venivano accolti, prima venivano i poveri, accolti. Ma dall'inizio della guerra i rifugiati venivano accolti e non c'era ovviamente distinzione. Non c'era nessuna distinzione. Sapevano che quello era un punto di riferimento. Era un punto di riferimento e un punto dove si poteva vivere insieme. Questo è il senso dell'accoglienza. Vero senso del suo messaggio. In senso abramitico che Paolo aveva realizzato. Grazie, poi ne parleremo ancora. Con noi c'è anche Shadi Amadi, scrittore italiano di origine siriana che è collegato con noi, dovrebbe essere con noi. Buongiorno Amadi. Paolo Dall'Oglio lo ricorderemo anche come un uomo che ebbe il coraggio di una posizione molto netta dal punto di vista politico, perché la sua predicazione era sì religiosa, ma ebbe delle posizioni molto chiare contro il regime di Assad, contro i crimini del regime di Assad. Fu espulso dalla Siria nel 2012, andò a Raqqa quando, ma poi ne parleremo più approfonditamente, Raqqa era la capitale, sembrava dover essere la capitale di una Siria liberata, democratica. Il sogno di quella Siria, le vorrei chiedere subito una battuta, il sogno di quella Siria in cui sperava Padre Dall'Oglio, una Siria libera, democratica, di convivenza, è svanito del tutto o è ancora vivo? Ma parlando concretamente, io penso che viva in una minoranza. Non dobbiamo dimenticare che la Siria è stata sconvolta ed è sconvolta da una guerra che ha causato 500.000 di morti. Però io penso che Dall'Oglio sia il simbolo e la metafora anche di quella che è la Siria. Il grosso lascito, la grande eredità, quello che lui rappresenta è vivo certamente in tanti siriani appartenenti alla società civile di molteplici confessioni che ancora oggi oppongono una resistenza civile al fondamentalismo e alla dittatura in Siria che dura da 40 anni. Grazie. Con noi c'è anche Beppe Giulietti, che è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, collegato con noi da Venezia. Buongiorno Beppe. E i giornalisti anche ricordano e continuano a tenere vivo il ricordo di Padre Dall'Oglio, scomparso misteriosamente nell'ambito di un conflitto drammatico che ha inghiottito 500.000 di vite. Ci sono milioni di profughi, tantissimi anche i nostri colleghi sono morti tra Iraq e Siria, gli ultimi due colleghi francesi poche settimane fa a Mosul. E allora perché per noi che facciamo informazione cerchiamo di tenere vivo il ricordo di quello che sta succedendo in Siria, in Medio Oriente, una tragedia che ci interroga tutti in realtà, che forse dovrebbe interrogarci più di quanto non facciamo, perché è importante tenere vivo il ricordo di Padre Dall'Oglio? E io voglio iniziare proprio con un grazie, perché queste giornate si chiamano Ponti di Pace, le ha volute fortemente il sindacato dei giornalisti RAI insieme a tutte le redazioni, a tutti coloro che stanno lavorando a realizzarla, e si chiama Ponti di Pace perché non è la commemorazione di Padre Paolo, ma è l'attualità, la vita del pensiero di Padre Paolo. Io non so dove si trovi in questo momento, sicuramente sta costruendo dei ponti, sta costruendo le ragioni del dialogo, ma Padre Paolo è importante perché spesso ha sferzato i giornalisti, li ha invitati a non mettersi l'elmetto, a raccontare andando oltre la propaganda e le veline dei signori delle armi e delle guerre. Una sola riga voglio ricordare di Padre Paolo, pubblicata dalla rivista dei Gesuiti Popoli e riportata da Riccardo Cristiano nel suo libro. Le sfumature sono sempre più fragili della propaganda
Se vi soddisfa l'indottrinamento, non abbiamo nulla da dirci. Io credo che tutti noi giornalisti dovremmo riflettere attentamente su queste parole. Certo, grazie Beppe. Allora cominciamo però subito da cercare di vedere insieme chi era davvero, chi è davvero, cioè chi è stato durante la sua predicazione in Siria, padre Paolo Dall'Oglio, in questo ritratto di Andrea Rustichelli. Un viaggiatore della fede, Paolo Dall'Oglio, romano, classe 1954, un militante della pace e del dialogo, un gesuita innamorato dell'Islam, o meglio delle radici comuni delle religioni di Abramo. E in Libano era andato a studiare nel 77, approfondendo anche la conoscenza della lingua araba che amava profondamente. Sono tanti gli appellativi con cui lo si potrebbe descrivere, lui che si era fatto conoscere per le sue posizioni di rigore e anticonformismo, con la capacità di unire altezza spirituale e visione sociale. E così Dall'Oglio descrive l'incontro nel 1982 con il monastero di Marmusa, sulle montagne siriane, un centinaio di chilometri a nord-est di Damasco, monastero medievale in rovina che il gesuita ha fatto rivivere. In quei 10 giorni ho individuato le 3 priorità che andavo cercando. La prima è l'assoluto della vita spirituale, che non serve a niente e quindi serve per tutto. La seconda è il lavoro manuale, proprio a cominciare dalle mani, la fisicità della nostra relazione al mondo. E la terza è l'ospitalità. Allora, queste 3 priorità hanno poi inciso molto fortemente sul resto della mia vita. Espulso di fatto dalla Siria nel 2012, con sofferenza si era allontanato dalla sua comunità e dal paese in guerra, poi ci era tornato nel 2013 passandovi alcuni mesi fino al 29 luglio di quell'anno, quando di Dall'Oglio si sono perse le tracce. In un'intervista del 2006 a Radio France aveva detto: «Credo che la pace sia qualcosa che si costruisce con i propri nemici, quei nemici che lo hanno fatto sparire 4 anni fa». Nessuno di noi ha un'informazione sul suo stato attuale, ma a un certo punto a me sembra che la sua presenza e la forza del suo messaggio siano estremamente efficaci, anche a prescindere dal fatto se sia fisicamente vivo. Ecco, questo è padre Dall'Oglio nel luglio del 2013, quando, già espulso, come dicevamo, dalla Siria per aver espresso chiaramente le sue posizioni contro il regime di Assad, ritorna in Siria e va a Raqqa per negoziare la liberazione, così sappiamo, di 2 vescovi, un vescovo greco ortodosso e uno siro ortodosso, che erano stati rapiti il 22 aprile precedente e in circostanze altrettanto misteriose di cui non sappiamo più nulla. Allora io vorrei farvi vedere questo documento, che è l'ultimo documento conosciuto che ritragga, l'ultimo video conosciuto che ritrae padre Dall'Oglio. Ecco, la sera del 28 luglio a Raqqa c'è una manifestazione dei giovani siriani rivoluzionari della Siria Libera. Ecco, vedete padre Dall'Oglio partecipa a questa manifestazione. Raqqa in questo momento non è ancora la capitale dello Stato Islamico, è contesa. E adesso padre Dall'Oglio prende la parola, in arabo ovviamente, prende la parola parlando in questa manifestazione. Dice: sono contento di salutare il popolo di Raqqa, se Dio vuole avremo Raqqa libera, e se Dio vuole, aggiunge, Raqqa sarà la capitale provvisoria della Siria libera in attesa della liberazione di Damasco. Una posizione molto chiara, molto politica, se vogliamo. E il giorno dopo, queste sono le ultime notizie che abbiamo, poco dopo padre Dall'Oglio viene anche intervistato da un giovane attivista, questo video è stato diffuso dal quotidiano La Repubblica, ma insomma è in questa situazione, in questa manifestazione che lo vediamo per l'ultima volta. Il giorno dopo l'appuntamento che ha è al quartier generale dello Stato Islamico di Iraq e Siria, che poi diventerà lo Stato Islamico. In quel momento Raqqa non è ancora la capitale dell'ISIS. Allora vorrei partire da Shadi Amadi, scrittore italiano di origine siriana. Amadi, in quei giorni Raqqa sembra davvero la capitale di una Siria diversa. In marzo è stata completamente liberata dalle forze di Assad, diversi comitati, diversi gruppi rivoluzionari stanno cercando di mandare avanti con moltissime difficoltà l'amministrazione della città, e però si è già aperto il conflitto con le forze jihadiste, principalmente il fronte al-Nusra, cioè al-Qaeda in sostanza, che è forte in città, mentre l'esercito siriano libero è presente altrove. Quindi la Raqqa in cui arriva padre Dall'Oglio è un laboratorio, no? Che cos'è Raqqa in quei giorni?
In quei giorni è un laboratorio di resistenza civile. Io ricordo delle immagini, poi di aver parlato con dei giovani che stavano a Racca poco prima del sequestro, che raccontavano che stavano andando in giro a formare comitati, ad esempio per ripulire le strade o per creare la prima amministrazione provvisoria. Quindi questi giovani, una volta liberi dal governo siriano e in quel momento non ancora conquistati dal fondamentalismo, avevano creato un governo autonomo in sostanza. Allora io mi ricordo molto bene quei momenti quando Dall'Oglio scelse di andare in Siria. Io vorrei dire una cosa. Padre Paolo ci teneva tanto e l'ha sempre ripetuto, me l'ha ripetuto a me, ma l'ha ripetuto a tutti, che il suo cruccio erano i giovani siriani, erano quelli che dovevamo vedere, che dovevamo sostenere per non farli finire nelle carceri o martiri del fondamentalismo piuttosto che del governo di Damasco. Allora per questo motivo lui si era recato a portare avanti una missione di mediazione e in quel momento, quando lui è rientrato in Siria, c'erano tutti questi giovani che facevano parte della Unione degli Studenti di Raqqa e lui disse due cose molto importanti che ancora mi risuonano. Noi vogliamo una Siria di cultura che studia, riferito ai giovani, è una Siria unitaria. Allora Raqqa, a distanza di 4 anni, non è diventato il simbolo oggi della disgregazione di quella che è la Siria, ma più viene disgregata questa Siria, più viene polverizzata e più questi sogni di convivenza che padre Paolo incarnava insieme a tutti questi giovani continuano a essere sempre devono più lontani. Restare vivi, devono restare vivi. Tra l'altro vorrei ricordare, almeno lo saprà anche lei, ma insomma il racconto che ho avuto io è che il leader di questi giovani siriani liberi a un certo punto scompare e il giorno dopo la foto della sua testa mozzata viene inviata con un messaggio WhatsApp dall'ISIS a tutti questi, sui cellulari di tutti questi ragazzi che lottavano per una Raqqa libera. Questa è l'intimidazione che fa fuggire molti di loro. Non so se lei conosce questo episodio, di cui non sono in grado di verificare. Comunque è sicuramente vero che nell'ottobre l'ISIS organizza una riunione di tutti i notabili, di tutti i rappresentanti della popolazione, dove due uomini hanno il coraggio di alzarsi, due importanti esponenti di Raqqa, e di denunciare i crimini, le uccisioni, le chiese bruciate, dire questo non si può fare, e 2 giorni dopo vengono assassinati in strada. Quindi lo Stato islamico si impossessa di Raqqa con la violenza. Mi faccia fare un piccolo esempio. La mattina dopo il sequestro di Dall'Oglio, quella gente che abbiamo visto in piazza insieme a tanti altri abitanti si recano fuori dalla struttura che è il quartier generale, la sede dell'ex governatorato di Raqqa, a manifestare con le foto, musulmani e cristiani, di padre Paolo per chiederne il rilascio. C'è una bellissima immagine di questi che fanno il sit-in. E tra i loro c'è un amico che sentimmo poco dopo, che raccontava poi la repressione feroce che fecero contro tutti questi giovani arrestati e cacciati fuori dalla città, e quindi poi da lì impongono quello che è stato il terrore. Però la vera questione è: noi sapevamo che la sede del governatorato di Raqqa era la sede, il quartier generale dello Stato Islamico, l'aviazione siriana perché continuava a bombardare in quello stesso periodo le scuole ma non la sede del governatorato dove c'era il quartier generale con tutti i notabili dello Stato Islamico internamente? Qui bisogna si apre una questione del rapporto fra il regime e lo Stato Islamico che è stata a lungo dibattuta. Riccardo Cristiano, allora abbiamo capito, il 29 luglio padre Dall'Oglio scompare nella sede dello Stato Islamico, tanto che ci diceva Shadi Amadi, la popolazione va a manifestare, cioè, rilasciatelo, liberatelo. Tra l'altro c'è una donna che per molti giorni ha manifestato da sola davanti, nonostante le intimidazioni, nonostante l'abbiano sparata addosso, da sola davanti alla sede dell'ISIS, quando tutti gli altri avevano accettato e sottoscritto un accordo di non protestare perché è troppo pericoloso, lei da sola è andata a testimoniare col suo coraggio che si opponeva alla violenza jihadista. Poi è scomparsa e pensiamo che sia nascosta a Raqqa. Ma insomma, allora, che cosa sappiamo poi di quello che è successo dopo a padre Dall'Oglio? Dunque, noi sappiamo la storia di Suad Nufal che citavi, donna, che è una storia che ci dice che l'odio dell'ISIS nei confronti della popolazione, dei suoi convincimenti, ma ci dice anche altro, e cioè che una donna da sola poteva stare senza essere sequestrata, poi è stata costretta ad andarsene, ma intanto... Allora,
Era proprio da solo, siamo sicuri? Io non lo so. Padre Dall'Oglio. Padre Dall'Oglio. Io quello che so è che le voci che sono uscite al suo riguardo, non parlo dei convincimenti, io penso che sia... no, quello no. Le voci che sono uscite sono frutto di orientamenti tesi al depistaggio, per attribuire la responsabilità a questo o a quello, o per convincerci che sia stato ucciso. Io ricordo molto bene un testo di un giornale pubblicato in Libano che faceva addirittura il ritratto psicologico di Paolo, cioè ne tracciava un ritratto che in chi lo aveva conosciuto poteva indurre a dire sì, questo è lui. E lui litigava con questo giovane che occasionalmente si trovava da solo perché gli altri erano andati a fare un picnic con lui, ucciso. E poi lo avrebbe ucciso. Saudita, no? Ora un autorevole fu più attento di me alla lettura di queste notizie, dice: ma tu pensi che veramente si sequestra un personaggio come Paolo Dall'Oglio e lo si lascia per un giorno in mano alla merce del primo che passa per strada? Non va così. Quello che è successo è che però sono arrivate voci parecchi mesi dopo. L'Osservatorio Siriano sui diritti umani, che è una delle fonti considerate attendibili, anche se non sempre poi necessariamente lo è, insomma, ha detto che ha riferito che sarebbe stato ucciso proprio subito dopo il suo arresto. Poi c'è stata questa voce riguardante questo giovane che lo avrebbe ucciso, però altre voci invece avevano detto che era vivo. Io questa mattina ho provato di nuovo a sentire le milizie cristiane di Siria che combattono, le milizie cristiane siria che combattono al fianco dei curdi, no? Nella liberazione di Raqqa. Ricordo che Raqqa è ormai quasi per metà liberata, le forze democratiche siriane hanno strappato metà della città all'ISIS, e quindi chiaramente qualche altra informazione arriva, e loro, Chino Gabriele, il portavoce, mi diceva: noi soprattutto stiamo cercando i nostri due vescovi che sono stati rapiti, non ne abbiamo notizie e cerchiamo una notizia anche di padre Paolo, ma per adesso non si sa nulla. Quindi in realtà rimane il mistero su quello però che però ci sono degli aspetti molto simili e molto interessanti in questo mistero. Anche qui molto spesso, per esempio nel caso dei due vescovi rapiti da più tempo di padre Paolo, da qualche mese prima di lui purtroppo, è sempre sui giornali libanesi che diciamo comunicano un po' di più rispetto a quelli siriani, ma comunicano anche messaggi in codice o finalizzati alla distorsione, e sappiamo che importanti esponenti dell'intelligence libanese dicevano: ci siamo, è pronto il riscatto, domani mattina c'è un incontro, è una questione di una mezz'oretta e saranno liberi, ce lo hanno detto Tizio e Caio. Parlando dei due vescovi. Quindi un partito libanese ci teneva a far sapere che erano vivi e che si chiedeva un riscatto per loro. D'altra parte, è molto interessante. L'ipotesi che fa sperare, chi ovviamente spera che padre Dall'Oglio sia ancora vivo e possa tornare con noi, che in qualche modo ostaggi così importanti come due vescovi e un missionario italiano abbiano potuto essere conservati come merce di scambio. Ora che veramente lo Stato Islamico sta crollando, qualcuno può pensare di volerli utilizzare per avere sostanzialmente un lasciapassare per la libertà, per la vita, perché abbiamo visto che a Mosul gli ultimi giorni, gli irriducibili dello Stato Islamico sono stati sterminati, anche quelli che si arrendevano sono stati uccisi, quindi è ovvio che uno possa pensare: con una preda così importante mi compro la libertà e la vita. Professor Piccinelli, lei ha condiviso con padre Dall'Oglio la creazione di questo monastero di Marmusa Labashi, San Mosè l'Abissino, che ha riportato alla vita e che è diventato, come ci spiegava prima, un luogo di dialogo, di incontro. Ecco, ci spieghi, il sogno di padre Dall'Oglio era un sogno non solo di predicazione religiosa, di far rivivere una cristianità in Siria che non ha avuto vita non facile, ma anche poi in un dialogo con l'Islam. Era anche un sogno di una Siria diversa che lui portava avanti da prima dello scoppio della rivoluzione, così? Ma Paolo aveva capito ormai da tempo che la situazione in Siria stava lentamente degenerando, ben prima del 2012 chiaramente. C'era stato un momento con l'elezione di Bashar al-Assad di una speranza che le cose, soprattutto il regime siriano di tipo tribale familiare, potesse dare un segno di cambiamento.
una speranza ben presto poi dimenticata, perché in realtà Bashar Assad ha continuato a fare esattamente quello che faceva il padre, cioè a perseguitare gli oppositori politici, a imprigionarli, a farli sparire, eccetera. Io credo che il messaggio che Paolo ci ha lasciato è veramente quello di una Siria democratica, libera e una. Questo era la grande speranza di Paolo, ma soprattutto il grande impegno politico. Su questo lui ci invitava spesso anche a lavorare già qui in Occidente per cominciare a pensare a una costituzione per la futura Siria, mettendo insieme quelle che sono le competenze un po' di tutta l'Europa. Era un modo anche per mantenere l'attenzione sulla Siria, non dimenticarla. Credo che questo debba essere il messaggio che noi oggi facciamo nostro, cioè come ci ricordavate nel servizio, la pace si fa con i nostri nemici, bisogna mettersi tutti insieme. Questa è una frase che ha ripetuto anche Padre Paolo. Bisogna mettersi tutti insieme intorno a un tavolo e ricostruire una Siria riconciliata, ma la Siria deve essere una. Oggi sta apparentemente funzionando questo frazionamento, questa spartizione della Siria. È un'apparenza, perché la Siria chiaramente non potrà in questa maniera se non essere una parte contro l'altra, e quindi non ci sarà mai la pace. Non ci sarà mai la pace. Padre Lamanna, chiaramente una Siria una, il sogno di Padre Allolio, una Siria in cui ci sia posto ovviamente anche per i cristiani. L'allarme di Papa Francesco già all'epoca delle stragi in Iraq, soprattutto nella zona est di Mosul, c'è il rischio di avere un Medio Oriente senza cristiani. Questo è un allarme che la Chiesa ha dato, perché le persecuzioni sono state molto, molto violente. Ecco, allora, il senso, dal punto di vista proprio religioso, il senso del messaggio di Padre Dall'Oglio, al di là di un generico invito al dialogo, perché l'invito al dialogo, insomma, non è soltanto lui ad averlo fatto, gli stessi pontefici, insomma, il dialogo è una parte del patrimonio della Chiesa, però insomma il senso profondo di questo andare in Siria, in questo monastero, di questo riunire, abbiamo visto anche, mi corregga se sbaglio, perché qui, però ho visto anche l'ho visto pregare col segno della croce ma prostrandosi, quindi anche in qualche modo un tentativo di incontrare anche nelle modalità fisiche, no, della comunanza di fede con i vicini islamici. Ecco, il senso profondo religioso del messaggio di Padre Dall'Oglio oggi qual è? Il senso è quello di realizzare una presenza che aiuti a vivere in pace condividendo ciò che ci accomuna. Padre Paolo ha potuto realizzare quella che è la tradizione dei gesuiti, ricordiamo Matteo Ricci, andare in Cina, inculturarsi, conoscere, farsi conoscere e testimoniare, non per convincere l'altro, ma per trovare quei punti che ci accomunano. E bisogna ricordare la storia di questi luoghi, dove c'è stato un tempo dove pacificamente hanno potuto vivere persone di diversa cultura e di diversa religione. Ora bisogna essere onesti e andare a vedere quali sono le cause oggi che ci impediscono di vivere pacificamente come lo è stato per un tempo. Okay. Beh, nel centro di Mosul ho visto io chiese antiche di migliaia di anni che sono sopravvissute per 1400 anni in una città prevalentemente islamica. C'è la chiesa con le reliquie di San Tommaso che erano custodite lì, perché poi San Tommaso andò verso est e morì a Madras, e le reliquie per fortuna sono state salvate e portate nel monastero di San Matteo in Kurdistan, ma quelle chiese sono lì e sono state lì per 1400 anni. Sì. Allora, oggi la Chiesa dice che bisogna costruire dei ponti, mantenere vivo un dialogo onesto per vivere in pace e per condividere. La condivisione di ciò che ci accomuna dona una qualità della vita diversa, rispettosa delle culture. Ora, la preoccupazione qual è? È di capire cosa interviene e impedisce tutto questo. Il messaggio di Padre Paolo, ripeto, che più che messaggio a me piace definire come testimonianza, sta a dire proprio questo. Facciamo i seri. Lui nel suo libro di Riccardo Cristiano è abbastanza netto quando dice: io sono venuto a chiedere ai siriani, a ricordare ai siriani, a chiedere a me stesso
Insomma, ragazzi, facciamo qualcosa per rappacificare e porre davanti a noi l'obiettivo giusto, quello di ottenere la libertà per tutti i siriani e conservarla. Questo obiettivo diventi il nostro oggi per non vanificare questa testimonianza, che include tutto, certo, l'aspetto religioso, la testimonianza religiosa, la testimonianza di desiderio di incontro con le altre culture per realizzare veramente la pace, se no come non ne usciamo, se, come non ne usciamo. Padre, ecco, volevo su questo sentire Beppe Giulietti, perché Beppe dice bene padre Lamanna, trovare insieme una soluzione per la Siria, però la soluzione per la Siria, la soluzione della convivenza in realtà non è soltanto una soluzione, no, per la Siria, è una soluzione che, ecco, ci riguarda tutti, perché il problema è impossibile per noi ignorare, dire quella è la roba che succede in Siria, succede in Medio Oriente, si ammazzano, ma a noi non importa, perché in realtà quel conflitto non arriva da noi soltanto come risacca con il terrorismo o i movimenti dei profughi, insomma il conflitto vive e attraversa tutto il mondo contemporaneo e se non lo risolviamo sarà con noi per sempre. In questo senso qualcuno, ti parlo da operatore dei media per quello che riguarda noi giornalisti, no, che facciamo informazione, qualcuno ha paragonato in qualche modo padre Dall'Oglio e il suo messaggio a quello di Oriana Fallaci, contrapponendoli. Oriana Fallaci ha lanciato questo suo allarme importante per certi versi, che ha avuto grande eco, insomma il pericolo, il problema rappresentato per il mondo europeo cristiano dal confronto con un Islam che cresce, che attraversa anche le nostre nazioni, no? Che abbiamo in casa, ha coniato questo termine polemico felice di Eurabia, no? C'è un'Europa anche con immigrati arabi, con immigrati musulmani, ed è stata poi utilizzata in gran parte in modo polemico, no? In un clima di confronto, di contrapposizione. In questo senso vedi come padre Dall'Oglio, il messaggio di padre Dall'Oglio come un messaggio che può riguardare anche noi che viviamo in Italia e in Europa e non in Siria, un messaggio che riguarda anche noi. Assolutamente sì. Stavo riflettendo sulle parole di padre Lamanna. La parola ponti di pace riguarda tutti gli operatori della comunicazione, perché i giornalisti possono decidere se mettersi l'elmetto, se partecipare ai conflitti, se alimentare i pozzi dell'odio, come è successo per esempio in talune situazioni, penso all'Iraq, all'Afghanistan, alla stessa Siria, o possono andare oltre gli schemi dei comandi militari contrapposti e cercare di capire che cosa accade in un paese, capire quali sono le voci che aspirano alla libertà e alla democrazia. Per esempio sulla Siria, forse negli anni passati, quando padre Paolo con grande forza diceva guardate che esiste anche un'opposizione al regime e al terrorismo, che crede nella democrazia, che si può costruire una democrazia anche in Siria, che i diritti umani e civili sono fondamentali, che esistono movimenti che vanno alimentati, raccontati ed aiutati sul piano politico, in questo caso mediatico. Forse quell'appello andava ascoltato con maggiore forza. Anzi, se posso dire una cosa, spesso abbiamo detto in questi giorni che la Turchia è il più grande carcere per i giornalisti, è vero, ma la Siria forse è la più grande tomba anche per i giornalisti. Certo. C'erano voci di giornalisti e intellettuali libere, voci critiche, ce ne sono ancora, come ci ricorda sempre Shadi Ahmadi. Forse noi dovremmo amplificare quelle poche voci restate dentro la Siria che cercano di raccontare e hanno nel cuore esattamente come noi la libertà. Non c'è una maledizione siriana, non è vero che in quei paesi non possano crescere percorsi democratici, e questo padre Paolo lo racconta e lo scrive con grandissima forza. Anche se va detto che la misteriosa scomparsa di padre Paolo testimonia anche la difficoltà di questa ricerca di percorsi di pace, perché non dimentichiamo che per i giornalisti da almeno 3 anni è impossibile andare in Siria nelle zone ribelli, è possibile andare nelle zone controllate dal regime, ma ovviamente sotto il controllo in qualche modo del regime, è impossibile andare nelle zone ribelli perché insomma le forze jihadiste sono molto presenti, insomma si rischia la vita e nessuno ci può andare. Prima di tornare dai nostri ospiti volevo farvi ascoltare l'intervista che Romana Fabrizi ha realizzato con la sorella di padre Paolo Dall'Oglio, perché appunto il tema su cui vogliamo restare è quello della speranza, e della speranza innanzitutto è quella della sua famiglia, la speranza di rivederlo, speriamo presto. Immacolata Dall'Oglio, sono passati 4 anni dal rapimento di suo fratello. Lei e le sue sorelle lo aspettate ancora? Sì, lo aspettiamo ancora. Sono passati 4 anni e sembra ieri da quella sera, anzi notte del 29 luglio, nel quale scorrevano le immagini in televisione che davano questa informazione. Lo aspettiamo nonostante tutta la consapevolezza della durezza del contesto. E anzi di questo
abbiamo anche un po' di pudore a parlare di Paolo quando mettiamo in confronto al mattatoio siriano, messaggio per il quale Paolo si è impegnato, per il quale ha lavorato più di 30 anni in Siria, è forse l'unica chiave di lettura che può aiutare a guardare oltre. Sono stati anni di profonda sofferenza per la vostra famiglia. Prima lei mi parlava di verità, dell'importanza della verità. Sicuramente il non poter toccare con mano la verità è qualcosa che fa dolore, ma non solo. Ti dà l'idea che non riesci ad andare oltre. La verità vuol dire verità, vuol dire giustizia, vuol dire consapevolezza, e questi sono i presupposti per guardare oltre. Ma questo riguarda Paolo, ma come riguarda molte delle cose che stanno avvenendo giù in Siria. Secondo lei è ancora possibile un dialogo interreligioso, quello per cui lui si è battuto tra il mondo cristiano e il mondo islamico? Paolo alcuni temi li aveva proposti da moltissimi anni. L'ultimo periodo è stato il periodo più difficile per lui, quando lui anche con vigore chiedeva l'aiuto internazionale per evitare che la Siria diventasse il teatro di guerra che è diventato, non è stato ascoltato abbastanza. Sottolineare questi 4 anni di assenza di Paolo serve anche per sottolineare che la strada che aveva lanciato è veramente una strada che va percorsa con fiducia, con speranza, perché è l'unica possibile. Ma una cosa che mi ripeto ogni volta, e direi ci ripetiamo, è che noi ci assumiamo il rischio della speranza. Sicuramente preferiamo porci in una posizione di aspettare con fiducia, speranza, insistenza, che non porsi in un'ottica di perdere questa speranza, anche perché, come desidereremo, Paolo c'è ancora, questo da lontano sicuramente lo sente. Ecco, la strada della speranza è una strada difficile. Vorrei tornare dal professor Piccinelli, proprio lei che ha partecipato alla rifondazione di questo monastero di Marmussa, che ha vissuto con padre Paolo questa impresa difficile di far ripartire questa predicazione, questo dialogo in Siria. Lui era consapevole dell'enorme difficoltà di questa sua operazione, lui era consapevole del fatto che tornare in Siria, andare a Raqqa in quei giorni rappresentava un pericolo mortale, lui era consapevole del fatto che c'erano in moto delle forze che di dialogo non volevano proprio sentir parlare. Ma assolutamente sì, Paolo sapeva bene i rischi che correva nel momento in cui è rientrato in Siria. E li correva su tutti i fronti, non soltanto dal punto di vista dei jihadisti, ma anche se fosse caduto nelle mani del regime di Assad sarebbe stato imprigionato e probabilmente anche lì torturato e ucciso, ma lui aveva l'urgenza di fare qualcosa per il popolo siriano. Lui sentiva sulla sua pelle che il popolo siriano non poteva essere lasciato solo. Lui lo aveva denunciato ripetutamente. L'Occidente, con tutti i suoi discorsi sulla libertà, sulla democrazia, sulla tutela dei cristiani, di fatto ha abbandonato la Siria. E ha abbandonato la Siria nel momento cruciale in cui si stava costruendo lentamente dal basso, dal popolo, un processo di giustizia, di pace, di democrazia, di libertà. Lui non poteva lasciare più solo la sua Siria, per cui è tornato. Tutto il percorso fatto nei 30 anni a Marmusa sicuramente gli aveva consentito di appropriarsi profondamente di quello che era il linguaggio del popolo siriano, il modo di pensare del popolo siriano, che lui usava nel leggere la Bibbia o nel leggere il Corano. Lui leggeva il Corano come i musulmani, la Bibbia come gli arabi cristiani, sentiva profondamente quelle che erano le forze che potevano tenere insieme le due religioni in un destino comune. Oggi io credo che quello che bisogna ricostruire è soprattutto la fiducia tra le parti, la fiducia tra le persone. La guerra distrugge qualunque forma di fiducia, non ci si fida più nemmeno del vicino di casa, e lo abbiamo provato anche noi durante la guerra in Europa e così via. Ma
Come si può fare? Si può fare ad esempio riaprendo lentamente le strade alle ONG di volontariato che possono intervenire concretamente a sostegno di quelli che hanno sofferto gli effetti della guerra. Va detto che è importante anche ristabilire la sicurezza, facciamo il caso dell'Iraq, ci sono vaste zone nella valle di Ninive popolate che erano popolate da cristiani, siamo alla città di Karakosh, Hamdaniya, dove i cristiani ancora non ritornano perché hanno paura, le zone sono liberate, c'è l'esercito ma hanno paura, quindi la sicurezza è ovviamente un dato importante. Però volevo chiedere a Shadi Hamadi, scrittore italiano di origine siriana, professor Piccinelli ci diceva che Paolo Dall'Oglio diceva l'Occidente ha abbandonato la Siria. Ecco, in quei giorni in cui lui va a Raqqa, Shadi, il congresso americano ha appena approvato insomma, il progetto di armare i ribelli, è cominciato il percorso che porterà poi in settembre Obama a minacciare il bombardamento di Assad per l'attacco chimico di Ghouta. Insomma, quindi l'Occidente in questo modo si interessa, poi c'è questo progetto di armare i ribelli che è stato abbandonato solo di recente perché si è visto insomma, che è stato un fallimento. Quindi l'Occidente si è interessato, gli altri paesi si sono interessati della Siria, però verrebbe da dire hanno fatto solo danni. Sì, di questo ne sono certo, bisognava sostenere una terza parte che era quella dell'opposizione interna, di quella che abbiamo nominato prima come società civile e portarla ai tavoli diplomatici. Ecco, ma era possibile, non siamo scusami se ti interrompo, era possibile, prego. Cioè era possibile cercare un dialogo o le forze jihadiste estremiste di vario genere erano troppo forti e le avrebbero comunque in qualche modo sopraffatte ed era impossibile trovare un dialogo con queste troppo deboli forze democratiche? No, era possibile, però servivano risorse da parte ad esempio dell'Unione Europea, che è la parte meno coinvolta diciamo storicamente anche in quello che è il teatro siriano, e poi bisognava rinforzare questa società civile. Per molto tempo abbiamo detto all'inizio nel 2011, nel 2012, inviamo i corpi non violenti, inviamo migliaia di osservatori in Siria per frapporsi fra i manifestanti e il governo, perché sennò si produrrà una guerra, una militarizzazione del conflitto e tutto quanto sarà perduto. Fatemi però aggiungere una questione sul dialogo interreligioso, perché è questo fondamentale. Ricucire la Siria, le varie confessioni che sono oggi presenti, di sicuro non sarà facile se caschiamo sempre in un'ottica di minoranze o maggioranze perseguitate. Dobbiamo invece vedere a tutto il popolo nella sua complessità e dobbiamo appunto vedere quelle che sono le sfumature. A me rimane in mente una frase che mi disse una volta Padre Paolo, disse il primo elemento, uno degli elementi principali del dialogo tra cristiani arabi e musulmani arabi è la lingua che usano nella liturgia, cioè l'arabo. I cristiani chiamano Dio Allah e i musulmani lo chiamano Allah. Questo è il primo punto di contatto e io credo che oggi sia fondamentale in questo tempo che passa nella speranza che Padre Paolo ritorni, di cogliere questi suoi messaggi della riconciliazione, questo suo vigore e davvero impegnarsi, tutti i discepoli che ha lasciato, musulmani o cristiani, in questa opera, oggi più che mai. Grazie. Riccardo Cristiano, quindi la testimonianza di Padre Paolo quando va a Raqqa per cercare di negoziare la liberazione dei due vescovi cristiani, parlando con dei jihadisti, con degli estremisti, è proprio non quella di una neutralità, perché abbiamo visto non è un uomo neutrale, nel caso per esempio della sua posizione nei confronti del regime di Assad è molto chiara, però è un uomo che sceglie la strada della non violenza, del dialogo. È una strada fallimentare, è una strada che la sua vicenda dimostra impossibile. E questo che cosa significa per tutti noi? Ma io partirei con un esempio per dimostrare che cos'è fallimento e cosa no. C'è stato un momento importantissimo dopo il massacro della Ghouta, si pensava a un intervento militare, l'attacco chimico, si pensava a un intervento militare. Molti si sono chiesti in quella circostanza che cosa abbia fatto la preghiera di Papa Francesco. Ha favorito Assad? Ha fermato gli americani? Io non ho visto questo grande impeto anglo-americano a punire Assad per quella strage, non l'ho visto, ma a prescindere da questo magari ero distratto. Quello che ho visto è stato un fatto molto semplice, che dopo la lettera del Papa a Putin, al G7, G8, ora non ricordo il numero, dopo quella lettera,
per la prima volta nella storia del Medio Oriente il regime siriano ha riconosciuto di avere l'armamento chimico che aveva sempre negato di avere, e quell'armamento chimico, o buona parte di esso, purtroppo abbiamo scoperto dopo, ma buona parte di quell'armamento è stato consegnato su iniziativa russo-americana e distrutto. Quindi non è stato un fallimento l'intervento a fermare gli americani non così volenterosi di Papa Francesco, ma ha determinato. Certo che se poi un'iniziativa non viene eseguita, il fallimento è non seguirla, il fallimento è non aver portato avanti quella moral suasion che solo russi e americani, perché nel discorso che noi facciamo sulla Siria si tiene purtroppo poco presente l'enorme influenza degli imperialismi, soprattutto regionali. Sì, Arabia Saudita, Iran, insomma tutti i paesi, come dicevamo, che in qualche modo ci hanno messo il cappello e hanno fatto soltanto danni e danni terribili. Però torniamo alla figura di padre Dall'Oglio e rivediamola attraverso il ricordo di un anziano religioso che lo ha conosciuto molto bene e che ha intervistato il nostro corrispondente a Gerusalemme, Carlo Paris. Ci siamo incontrati nello stesso amore, nella stessa passione. Ha abbandonato tutto per i siriaci e il loro patrimonio. È entrato in un convento del V secolo dove per entrarci bisogna chinarsi fino a toccare terra. E lui era alto, più alto di me. Ci siamo rotti la schiena per poter entrare tutti e due nel convento. Le porte dei conventi si costruivano appositamente così basse per impedire agli aggressori di far entrare i cavalli. Dentro il convento era solo rovine. Ha fatto delle rovine una nuova vita. Ha soffiato la vita e l'anima in quelle rovine e le ha ricostruite. Ci portava ai musulmani e diceva loro: questo è il vostro patrimonio. Dalla sua passione per i siriaci ha creato l'amore della gente. La gente si è ritrovata innamorata di lui. La gente affluiva da tutto il mondo, arrivava a piedi in convento perché Paolo chiamava. Una persona che riunisce, che raduna, che ti faceva, senza accorgertene, inginocchiare con lui e credere come lui. E questa è la sua forza. Lui ha voluto far valere la parola di Cristo, che è libertà, dignità dell'uomo. Questo è tutto il contrario del regime dove devi fare soltanto quello che dice Assad. Anche i sovietici erano tutti così. Lui è sempre presente davanti a me. È un uomo eccezionale e non tutti i giorni si incontrano persone così. In Siria non lo apprezzano, i siriaci neanche, i gesuiti lo rinnegano. Lo apprezza la gente buona, le persone convinte di essere figlie della vita e serve della vita e non della morte. Un uomo dunque di avanguardia, un uomo di frontiera, un uomo che ha scelto una strada difficile che lo ha portato a scomparire misteriosamente a Raqqa. Padre Giuseppe Lamanna, il viaggio di padre Paolo Dall'Oglio nella cristianità siriaca è il viaggio anche nella cristianità più antica. Io faccio un discorso da uomo medio italiano, ovviamente ignorante. Siamo portati spesso a pensare che la cristianità sia qualcosa di europeo o occidentale. L'Europa cristiana, l'Occidente cristiano, in realtà il cuore originario della cristianità è lì, è la Siria, l'Iraq, la Turchia. Lì sono questi antichissimi monasteri dove erano cristiani quando ancora l'Europa trabordava di paganesimo, di ancora di grandi dubbi. E allora lì è possibile oggi essere cristiani in Europa senza mantenere un legame con quel cuore originario della cristianità che è in Oriente, che è così minacciato dopo secoli di convivenza, come ricordavate prima? Oggi la convivenza sembra diventata impossibile. Dovremmo avere la capacità di tenere viva la memoria della nostra storia, delle nostre origini. Questo ci impedirebbe di chiuderci nel nostro piccolo mondo che potrebbe illuderci e potrebbe farci sentire diversi, con una differenza, sentirci qualcosa di più. L'Europa dovrebbe, soprattutto l'Europa cristiana,
riconoscere e fare memoria di quella che è stata la storia. Ora, oggi, Padre Paolo, sentivo prima qualcuno è indotto a pensare a un fallimento. La nostra fede. L'ho chiesto io perché la nostra fede, potrebbe pensare che sia una strada fallimentare questa. La nostra fede nasce da un fallimento, la morte in croce. Ora, Padre Paolo è stato un profeta. Si diceva che lui aveva intuito quali fossero i problemi della Siria. Prima ancora del 2011, il primo contatto con Padre Paolo è stata l'accoglienza di un rifugiato siriano a Roma. Quindi, prima della rivoluzione. Solitamente ci sono dei segni e si costruisce nel tempo qualcosa che poi esplode. Ora, Padre Paolo ha avuto questa capacità di essere un profeta, un uomo che ha vissuto con una grande passione. Se non sei innamorato, se non vuoi bene a ciò, alle persone e a quello cui credi, non rischi e hai paura anche di schierarti. La nostra fede ci porta a stare con Cristo, per chi ci crede, e non puoi stare contemporaneamente da un'altra parte. Quindi quando si dice che si assume un ruolo politico, è forse qualcuno che non conosce la nostra storia e interpreta in un dato, in un determinato modo. Ma Paolo oggi parla a noi di quanto sia importante essere profeti, testimoni credibili, stando con le persone che si è chiamati a servire, e anche la speranza per uno che crede è il passaggio dalla vita alla morte, è il passaggio da una forma di vita a un'altra forma, certo, di vita. E a me piace vedere Paolo vivo, e se noi oggi siamo qui ancora a interrogarci sulla situazione siriana è perché lui ci sta parlando. Anche per questo lui ci sta parlando, anche se ovviamente come dicevo all'inizio, sì, noi preferiamo pensarlo vivo, non nel senso che diceva lei un'altra vita, ma nella vita che conosciamo tutti. Insomma. L'appello, Paolo non ha avuto e non ha paura della morte, se no non sarebbe stato, certo, non sarebbe ritornato in Siria. Questo è un altro insegnamento. Ora, l'altra preoccupazione è non vanifichiamo tutto quanto Padre Paolo ci ha testimoniato. Ci ha insegnato. Professor Piccinelli, nel sud del Libano, mi dicevano, si dice, nella zona degli sciiti, no, si dice sfortunato il villaggio che non ha cristiani, perché la convivenza è vissuta ancora come nella tradizione popolare, no, come un valore, perché non ci sono dei cristiani. I cristiani sono una presenza antichissima in quella regione, quindi ci devono essere, se non ci sono vuol dire che qualcosa è andato storto in qualche modo, no? Questo dice la saggezza popolare. Però il dialogo con l'Islam, di cui ci parla Padre Dall'Oglio, oggi sembra davvero difficile. Allora, è cambiato qualcosa? C'è stata un'involuzione? Nel futuro che cosa potrà accadere? È un dialogo ancora possibile? Data l'involuzione che c'è stata, no? Tutto quello che sappiamo, l'estremismo. Paolo ci ha raccontato con la sua vita che il dialogo è possibile. È possibile vivendo innanzitutto insieme, condividendo la vita di tutti i giorni, deideologizzando il percorso, perché finché noi utilizziamo la religione al servizio della politica o lasciamo che la politica strumentalizzi la religione, non c'è possibilità di dialogo. Viviamo all'interno di una ideologia. È la vita di tutti i giorni che possiamo condividere, con le esigenze che abbiamo, con i problemi che come uomini e come donne in tutto il mondo condividiamo, dove la religione può dare una risposta. È la lettura spirituale della storia che ci consente di andare avanti. Le radici comuni in Abramo, che abbiamo avuto, e ce lo ricordava Paolo prima in quella spezzone di intervista che avete trasmesso, c'è un destino comune che noi dobbiamo sempre considerare. Al di fuori di questo non c'è storia, al di fuori di questo non c'è speranza e non c'è futuro. La speranza, diceva Paolo, è combattente, appartiene all'ordine del combattimento. Non è semplicemente un gioco al risico geopolitico, adesso vediamo dove mettiamo i soldatini. Lì non c'è speranza, la speranza è di stare sul campo di battaglia in maniera non violenta. La non violenza può convertire i cuori, questo è il messaggio forte. Anche se è chiaro che
che in questo momento Racca viene liberata non con la non violenza, cioè c'è un punto in cui di fronte allo Stato islamico, lei mi consentirà, cioè è difficile provare con la non violenza a convincerli. La non violenza però deve stare sul campo di battaglia, deve essere uno strumento politico accanto, nel quale una volta messe da parte le armi si ritorna al dialogo e guardandosi negli occhi si ha fiducia dell'altro e soprattutto della possibilità di costruire un futuro politico comune. Le volevo chiedere, lei che conosceva bene Padre Paolo e ha vissuto con lui questi momenti della fondazione di questo monastero, quindi questo immergersi in questa realtà in gran parte islamica della Siria, dell'estremismo. Lei se ne occupa probabilmente come docente di diritto islamico, della versione estremista dell'Islam, il wahhabismo, questa versione integralista. Ecco, con questa minaccia, perché è oggettivamente una minaccia, Padre Paolo si era confrontato, ne avete parlato, cioè qual era la sua visione, lui uomo di dialogo, qual era la sua visione di fronte a chi il dialogo invece non lo vuole e sappiamo che ci sono. L'estremismo non appartiene alla storia dell'Islam e alla storia della Siria. L'estremismo è un qualche cosa che soprattutto a partire dagli anni Ottanta è entrato sempre di più grazie ai grandi flussi di denaro che venivano da alcuni paesi fondamentalisti come l'Arabia Saudita, che di fatto ha comprato con il denaro del petrolio grandi parti del Medio Oriente e dell'Islam, convertendole al fondamentalismo. Padre Paolo ci si era confrontato, in che modo? Ha avuto anche dei problemi con dei gruppi fondamentalisti già a Nebek e a Marmusa stesso, negli prima anni in cui non ci si aspettava cioè, quello che è successo. In che modo si è confrontato, ci puoi raccontare? Ma mi raccontava lui che a volte alcune persone anche con i fucili erano andati sotto Marmusa, che lui era andato a Nebek a discutere con alcune persone che volevano diciamo in qualche modo limitare la presenza dei cristiani nella città di Nebek, che ricordiamo è la città più vicina al monastero di Marmusa, a 14 chilometri. Per cui il suo è sempre stato un impegno per il dialogo, smontare il fondamentalismo e aprire le strade al dialogo. Vivendo insieme, questo è stato sempre il suo messaggio e anche la presenza. Ma lui ha dialogato, scusi, insisto su questo punto, lui ha cercato di dialogare anche con questi estremisti e questo dialogo in qualche modo ha avuto successo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo testimonia il fatto che Marmusa è sempre stato ha avuto la porta aperta e ha sempre avuto una tavola imbandita per tutti quelli che arrivavano. Ci sono stati momenti difficili con il regime, momenti difficili con dei gruppi che cominciavano progressivamente a radicalizzarsi, ma lui è sempre stata una presenza di dialogo e di pace. Riccardo Cristiano, nel 2013 la Siria, l'abbiamo visto, era ancora un luogo dove potevano succedere tante cose. C'era la Siria, chi sperava in una Siria libera e democratica, c'erano i fermenti, c'erano i gruppi jihadisti, c'era il regime, ma si pensava ci sarebbe stato un intervento straniero per fermare le violenze. Insomma, sono passati degli anni, allora i morti l'ONU diceva che erano 80.000, oggi sono 500.000, quindi diamo la dimensione di questa tragedia, milioni di profughi, lo sappiamo. Insomma, allora la storia di Padre Paolo si è messa in controluce sullo sfondo di quello che è accaduto, ci dice che siamo di fronte a una tragedia che non siamo in grado di fermare, che c'è una strada che però non è stata seguita, o che insomma qualche germe di speranza c'è ancora e che comunque questa storia ci riguarda. Questa storia ci riguarda, se noi ci ricordiamo dove eravamo all'inizio della vicenda siriana e dove siamo, quanto la realtà dell'odio è entrata nella nostra realtà culturale, sociale e direi anche politica, e ci rendiamo conto di quanto la guerra siriana ha cambiato noi stessi, ha cambiato non soltanto lo scenario siriano, ha cambiato il nostro. Allora, le speranze ci sono se noi con un momento di, diciamo, di trasparenza abbiamo il coraggio di dire le cose con il loro nome, con semplicità. Ci sono dei progetti, prima li chiamavamo imperialisti, che sono impossibili ma che vengono perseguiti a qualsiasi costo. Uno è quello saudita, che vuole imporre la saudizzazione dell'Islam dal Golfo Persico fino a Istanbul. Ecco, se una cosa del genere si verificasse rendendo omogenea a quella visione della religione un'area che è sempre stata del vivere insieme, sarebbe certo, tremendo. Anche se però l'alternativa non è certo quella dell'autoritarismo della dittatura. No, però dico, dall'altra parte c'è un imperialismo, quello iraniano, che mira a
togliere milioni di persone che non sono a loro omogenei e sostituirli con altri. Questo si sciiti chiama sunniti, insomma, questa sciiti sunniti. E questo ha un nome preciso, si chiama o genocidio o deportazione di massa. Allora, confrontarsi con questa realtà ci consente di capire perché questo non deve accadere e perché milioni di siriani stanno arrivando in Europa. Siamo di fronte alla terza guerra mondiale a pezzi, con felice intuizione alla definizione che ha definito Papa Francesco. Io dico che la presenza di Paolo, il ritorno di Paolo, nella piena consapevolezza del rischio, è stato il ritorno di un uomo che dava, a mio modo di vedere, la più alta incarnazione all'espressione Chiesa in uscita di Papa Francesco. Lui andava lì per dire che la Chiesa ci deve stare contro chi vuole la sopraffazione dell'altro. E è possibile che padre Paolo Dall'Oglio torni dalla Siria, forse da qualche parte? Cioè, tu quando pensi che è ancora vivo e che può tornare, come lo pensi? Dove può essere? Cosa può essergli successo? Beh, questa è una domanda angosciante. Io penso che questo piccolo contributo che con altri abbiamo voluto scrivere per ricordarlo non lo avremmo mai voluto scrivere, avremmo preferito che Paolo tornasse molto prima, insomma, certo. Fare un'intervista quando tornava, no? Però pensare a 4 anni in quelle condizioni è molto difficile. Io ricordo quello che ha scritto Adriano Sofri sui rumori e come cambiano nell'ambiente del detenuto e diventano frastuoni. Quelle parole di Sofri mi sono sempre rimaste nella immaginazione. Immagino cioè cosa possa essere stato per lui se la sua è stata una detenzione così lunga in mani non affettuose. Immagino che la sua grande spiritualità, la sua profonda dimensione di mistico lo possano aver aiutato davvero. Ovviamente la preghiera, grazie Riccardo. Dovrei tornare da Beppe Giulietti, perché è chiaro che l'informazione è comunque sempre interrogata da quello che sta accadendo, come ci diceva giustamente Riccardo Cristiano, i progetti imperialisti, la guerra che poi passa sulla pelle dei più deboli. Beppe, dove sei? Eccoti. Insomma, l'informazione ha fatto il suo dovere sulla Siria, proprio in una riflessione rapida, ma insomma possiamo dire che ci sono delle sfide da raccogliere. Assolutamente sì, poi bisogna distinguere tra giornali e giornalisti, tu me li insegni, c'è chi ha fatto il suo dovere e chi invece si è messo l'elmetto e non ha voluto vedere. La lezione di padre Paolo è attuale però anche in questo campo, perché il Paolo Dall'Oglio giornalista, se posso dirlo, era non banale, era capace di andare oltre gli schemi consolidati, di andare a vedere quello che era oscurato. Vorrei chiudere con un suo pensiero, sempre con le sue parole, perché di sicuro continua a vivere attraverso queste. Il giornalismo non deve lasciarsi andare all'istinto islamofobo e prestare orecchio a chi provoca gli istinti di un pubblico tendenzialmente pronto a credere a chiunque per confermarsi nell'opinione che questi arabi musulmani sono incapaci di democrazia e non la meritano e che devono dunque essere consegnati a esperti carcerieri perché possano tranquillizzare l'Occidente a prescindere da qualunque principio morale. Questa sfida è ancora aperta, apertissima. Grazie Beppe. Allora proprio vorrei chiudere dando la parola per ultimo a Shadi Hamadi, scrittore italiano di origine siriana, che è ovviamente vicino alle vicende della Siria. Shadi, questa Siria democratica, i giovani di Raqqa, quella donna che andava a manifestare da sola davanti alla sede dell'ISIS, i giovani del collettivo che informavano, Raqqa stava venendo uccisa silenziosamente, che informava su quello che accadeva, queste cose ci sono ancora, c'è ancora in Siria secondo te una vita democratica libera che può risorgere in futuro? Ci sono dei piccoli esempi dove non c'è il regime siriano e dove non ci sono i fondamentalisti, hanno creato delle autonomie, però se devo essere sincero, sono piccoli appunto esempi e siamo di fronte davvero all'avverarsi di quelle che sono le profezie peggiori di padre Paolo, cioè una Siria privata di 10 milioni di persone, della sua componente sunnita, una Siria martire, e noi dobbiamo fare davvero i conti con questo, con grazie, quello Shadi, che è il presente. Perché grazie a voi. Grazie a Shadi Hamadi, grazie.
Grazie ai nostri ospiti che ci hanno accompagnato in questo ricordo della speranza del ritorno di padre Paolo Dall'Oglio dalla Siria, dove è scomparso, ricordo, 4 anni fa, il 29 luglio del 2013. Lo abbiamo ricordato, abbiamo parlato di lui, ma tutti speriamo non solo che possa presto tornare a casa, ma che questa tragedia che ha avvolto la Siria e tutto il Medio Oriente possa concludersi e che quelle parole di pace e di dialogo possano tornare a risuonare e indicare la strada per una Siria e un Medio Oriente pacificati, una pace che riguarderà in definitiva anche tutti noi. Grazie per averci seguito e arrivederci.